Don Giulio, Storia di una torre è un progetto ambizioso, ma com'è nato? È nato, direi, quasi per caso, nella ricorrenza dei 100 anni dell'ultima guerra. Bruno Dalanese, un collaboratore del nostro giornalino parrocchiale, ha pensato di mettere numero per numero tutti i defunti della guerra del nostro paese, quindi è stato un ricordo molto sentito dalla comunità, soprattutto dalle famiglie che avevano questi parenti. E direi che poi da cosa nasce cosa, si è passati a un altro problema, dire già che abbiamo tutte queste cose scritte, non possiamo mettere una prefazione, una presentazione iniziale anche di come è nata la nostra comunità di San Giacomo. E poi via via sono stati narrati anche tutti gli altri avvenimenti storici, almeno i più importanti, fino all'ultima realizzazione che è stata appunto la torre campanaria. Ci ha fatto riscoprire le nostre origini e soprattutto dire che noi stiamo abitando in un paese che ha avuto tanti nostri fratelli predecessori che hanno fatto anche la storia dell'Italia, che hanno reso storico non solo il nostro paese ma anche l'Italia, perché non ci sono scritti prima di adesso della nostra storia, della nostra comunità. Questo potrebbe essere un libro che è la pietra miliare per altri futuri scritti che potranno aggiungersi, integrarsi. Bruno ha interpellato tante famiglie anche qui presenti nella nostra comunità e questa è una ricchezza storica di cui io sono felice, vorrei dire anche entusiasta. La prima idea era quella di ricordare a 100 anni dalla fine della prima guerra mondiale, 15-18, tutti i caduti i cui nomi sono ben scolpiti nella lapide del monumento. E quindi ho ricostruito la storia di ogni singolo caduto, pubblicandola per 4 anni nel giornale nostro che è Torre di Veglia, che quest'anno appunto festeggia i 60 anni di pubblicazione, quindi un bel traguardo. L'ultima perizia che la sovrintendenza ha disposto e ha fatto fare sulla torre ha evidenziato e sentenziato che la torre è di origine romana. Da allora tutti i vari passaggi del Medioevo, della famosa invasione dei turchi che qui si sono fermati, poi via via le peripezie di questo campanile che è nato lì, non si sa, non aveva la chiesa da vicino, non era qui perché la chiesa era ben distante. Traccia un po' tutta la storia perché ha avuto problemi di staticità, è stato abbattuto, guerre e diatribe con le amministrazioni varie. Siamo arrivati al 2022 appunto con l'abbattimento totale e poi adesso abbiamo chiuso, e questo lo vediamo bene nel libro, con il restauro di questa torre che dopo 100 anni giusti, 99 anni, torna all'altezza iniziale dei 22 metri. Facendo questo ha avuto modo di andare alla ricerca di nozioni e dettagli in archivi parrocchiali e non solo, e è riuscito a dare un'identità a una comunità che finora non aveva trovato per iscritto nulla che la identificasse. Sì, diverse scoperte fatte. La più evidente è la storia del monastero, il cui monastero era una villa dei Conti Crotta. I Conti Crotta erano patrizi, allora veneziani, di origine lombarda, che amministravano le miniere della Val Imperina, dell'Alto Agordino. In pratica il paese è nato attorno a questo monastero. Tutte le proprietà, quasi tutte della parrocchia, erano dei Conti Crotta. Loro sono esistiti fino al 1900, fino agli inizi del 1900. Poi si è estinta la famiglia e la villa di campagna è stata ceduta prima a un possidente, poi a un industriale di Vittorio, e nel 1909 sono arrivate le suore. Attorno al monastero, per esempio, questa era canonica, costruita su proprietà dei Conti Crotta, la chiesa di San Fermo era una proprietà dei Conti Crotta,
il Brolo, che attualmente adesso diciamo Mezzavilla, Borgo Schiavin, erano possedimenti dei conti. Questo monastero, diciamo, è parte integrante della nostra comunità.